Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro e bentornati sul mio canale per sconfiggere il Lich King. Ebbene sì, ieri è uscita l'ultima ala di, di Naxxramas. Bella raga, sono stanchissimo. Dicevo, l'ultima ala di Ascron Citadel ed è il Lich King. Con la prima vittoria vi darà un pacchetto, invece se lo sconfiggete con tutte e 9 le classi vi darà come premio speciale l'Iro per il Paladino Arthas, prima che diventasse Lich King. Il che è molto figo, però c'è il problema che il Lich King, rispetto agli altri boss, è molto 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 più difficile per il semplice fatto che all'inizio di ogni partita lui si aggiunge una carta in mano che è esattamente per counterare la vostra classe. Dipende dalla base, dipende che classe state giocando, quella carta che avrà in mano costerà sempre un mana e avrà sempre un effetto diverso. Ieri vi ho portato sul canale quella del Warlock, anzi vi chiedo scusa che mi sono indicato di mettere la lista. Ho cominciato, per sbaglio ho fatto i tagli, ho levato la lista del Warlock. E la lista del Warlock la troverete qua a destra dello schermo. Sì, è mirrorato, quindi sì, qua a destra dello schermo. Ho usato questa lista qua, è una classica lista monopair, perché l'ho fatta in America. In America non ho le carte wild, quindi l'ho fatto con le carte standard che avevo. E non è stato tanto difficile. C'è da dire che sicuramente se avete le carte wild, avete ad esempio Rino e altre cose, si facilita davvero tanto. Comunque, in questo video qua vi farò la guida per ogni classe, in modo da poter prendere l'Iro del Paladino se lo volete. Se non vi interessa, pigliate una lista a caso, fatela, vi prendete il pacchetto e tanti saluti. Cominciamo da Shaman, che lo Shaman, Lich King, il suo potere, che gli, cioè la carta che gli dà, dice che tutti i minion nella vostra mano e nel vostro mazzo diventano degli 1-1. Quindi, dato che diventano soltanto quelli nel mazzo in mano così, quello che vi consiglio è giocare una lista Evolve, perché quello che evolvete sarà normale, avrà le statistiche normali. Anche i minion che vengono creati da altre carte, come ad esempio il Nurubian Egg, quello che esce fuori è un 4-4 e non un 1-1. Mangio la lingua stasera. Quindi niente, andiamo a provare subito questa lista qua e vediamo in quanti try riusciamo a tirarlo giù. Io ovviamente non vi metterò tutti i try, perché sennò verrebbe troppo lungo. Ah, l'avevo anche fatto con Druido, però giustamente ve lo farò rivedere perché è giusto che lo vediate. E niente, cominciamo con il nostro Shaman. Ok, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Secondo tentativo. Io ovviamente vi dico i tentativi che ci metto, ma non vi faccio vedere tutte le partite, sennò sto video diventerebbe di 10 ore. Solamente che prima abbiamo portato 2 di vita e poi è finita la magia. Peccato. Dai, su. Calerà sicuramente il coso. No. Totem. Tanto lui picchierà il totem sicuro ora. Cioè. Già voglio di resettare il coso, ragazzi. Sì, bla bla bla. Si può squicciare? No, eh. Ok. Flash regali. Non sarebbe neanche schifoso, onestamente. C'è anche sto a provare a levarlo, va. Giustamente faccio se me lo peschiamo, perché giocarlo come i comuni mortali è troppo facile. Abbiamo la combo evolve, ma quello sì. Qua sono un 3-3. Quello picchia lì.
sbroccata quella carta. Proviamo l'high roll. Dio, non vedevo da infinito tempo sta carta. No, devo andare qua, vado uguale. Santa pazienza. Una scenanica, tutti 2-6, ok. Quello se ne va. Questo qua. Vediamo un po'. Non è ancora finita, però. Cresce tutto. Un altro di questi. Giusto per pescare. Mamma mia, che schifo di carte, però. No, ho preso anche il target sbagliato. Shame on me. Shame on me. Facciamo ancora tradare. Taunt. E siamo due. Attenzione, vedo uno spiraglio di luce. In realtà non lo vedo più. Facciamo così. Che questo è un 5 mana. Questo qua così. Poi facciamo questo. Diamo face. E preghiamo nel dio dell'high roll. Embrace your new power. I have already won. No, vedi tu cosa? Adesso, con molta calma. Dobbiamo calcolare. Questo è un 7 mana, questo pure. Ma questo lo faccio anche qua. Poi l'arma picchia qua. E avremo 6, 10, 14, 17, 23. 23, 26, 29, 32. No, aspetta, ma in calcolo, allora, sono 6. No, questo qua qua, l'arma va qua. E sarebbero, ricapitoliamo, 6, 10, 14, 17, 23, 26, 29, 32, 35, 38, non basterebbero.
Però è una giocata un pochettino obbligatoria. Tanto le evolviamo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Porca miseria, ho sbagliato. Non mi escono i jet grossi. Però devo farlo per forza. Troppo danno per non farlo. Ok, adesso non pescare Blizzard, per piacere. Su, su. Sludge va bene. Abbiamo vinto. Sì, abbiamo la voglia, se abbiamo vinto. Oh, e ce la portiamo dannatamente a casa. Pure Evolve. Allora, tu attacchi qua. Tu attacchi qua. Tu attacchi qua. Tu attacchi qua. Ti evolvi. Oh. E sciamane fatto. Meno uno. 7 to go ancora. Vediamo l'animazione perché è figa. Sì, ce l'abbiamo fatta. There must always be a Lich King. Giustamente. Tra Lich King. FTV. Lasciamo. Bla bla bla. Ok. Dai, su. Continue. Ok, prossimo mazzo. Rogue. Allora, ragazzi, la prossima classe che giocherò sarà Rogue. Qua ci metto la lista, ve la lascerò mentre gioco comunque di lato, quello è chiaro. E cosa fa praticamente la spell del Rogue che gioca Lich King? Praticamente vi brucia tutte le carte magiche che avete nel mazzo, tutte le spell del mazzo ve le leva. Non mi direte perché ci sono le spell nel mazzo? Per il semplice fatto che te le leva e ti rende più facile pescare il resto. Infatti, se vedete, sono tutti minion con un'ottima value. E c'è poco da dire, sono tutte leggendarie alla fine. Bisogna sperare di rollare bene, pescare ogni turno la carta giusta. E di primo turno sarebbe ottimo averci in mano o Hallucination o... dov'è? O Journey Below. Per il semplice fatto che lui la casta a turno... Tu cominci per primo, lui parte per secondo. Quindi puoi castare una spell a una mano. E avere queste due qua in mano, una sola delle due va bene. Per il semplice fatto che se ne avete due, c'è il problema che ne potete giocare una, poi il turno dopo gioca la spell e vi leva la carta dalla mano. Il che è un po' terribile come cosa. Comunque andiamo subito a provarlo e vediamo come va. Vediamo un pochettino di rollare bene le prime pescate. Ma come dicevo prima, non bisogna avere in mano più di una spell. Quello è il male. Però ovviamente l'Andersic Caster ce lo teniamo. Va bene. Avere solamente Hallucination va bene. È un problema se ne pesco un'altra ora. Perfetto, direi. Direi che giochiamo con le sue carte. Come out of the shadows, Rogue. Where would you be without your tricks? Sì, sì, bla bla bla. Guardate, il mazzo è di 28 carte, di 26 carte, guardate ora. Pam, 12. Sono tutte leggendarie queste. Iniziamo un pochettino a buttare giù roba. Va bene. Non ero a conoscenza di tutto ciò. Io suppongo che anche lui mi farà pescare quello. Un token possiamo anche buttare. Sì, sì, bla 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 bla. Mamma mia quanto parli. Zitto, zitto, zitto! Ah, quindi questo qua schiatta ora. Mi dà un altro coin. Coin. E onestamente io Taurisan lo butto già giù. Cos'è? Ok, non ho niente con lifesteal, peccato. Va bene. Tremble before
La tech. La tech ha funzionato. Ok, sconta tutto, sconta benissimo. Sì, sì. Cala pure quello che vuoi. A noi non interessa. E la cosa bella ora è che possiamo fare così. Tra dare pure questo che non ci interessa. Oblitere su. Ah. Ok, adesso calerà. Boom. Ok, adesso ci diminuisce le spell. Cioè ci diminuisce anche queste di due. Tanto uno di loro muore sicuro. Così, così. Vediamo un po' di rollare bene adesso. Qua c'è ancora qua dentro. Boom. Ok. Hungers. C'è da immaginarsi. Attaccava lì Bruno Jackson. Bruno Jackson. Ma posso farglielo lui? Non si può fare. I have no time for games. After all you've put me through, the last thing I'll give you is the peace. Ah, interaction con Sylvanas. Cosa picchierà? Trad aragna. Ouch. Ok. Let none survive. Let none survive. No, questo glielo voglio lasciare. Justice is mine. Facciamo così. Facciamo questo. E pensavo aver 10 mana, sono un imbecille. Let none survive. Porca miseria. Non picchio niente. Però devo fare hero power. Ah, wow, wow, wow. Let none survive. Facciamo così. Justice is mine. Portiamo 15 di vita. Ouch. Ah. Oh wow. Va bene, va bene. Per ora va ancora bene. Mirror Mesh Interaction. Bonme. E indovinate chi ha vinto? Porca miseria, ho parlato. Vabbè, ho vinto lo stesso. C'ho la carta perfetta. I'm almost out of cards. Dottor Boo. Let none survive. Bel greetings. No one owes me. E con la tua stessa arma ti portiamo a casa, guarda. Bam bam. Ok, animazione del rogue. You did it, champion! There must always be a Lich King. A Lich King. Però lei è ganza, tutto sommato. Non è male.
Ok. Ok, prossima classe. Non lo so. Sorpresa. Ok, adesso allora ho montato degli altri mazzi per fare il Lich per le classi che mi mancano. Oh, adesso voglio portare Druido. Vi faccio vedere velocemente la lista. Tanto la troverete. Opla. Anzi, facciamo così, così poi dopo ve la metto anche mentre gioco. Allora, la lista sarebbe la vecchia combo Aviana, Ktun, Kun, bla bla bla. Sarebbe con Barnes, solo che Barnes non si può giocare per il semplice fatto che la spell che contro il druido dice che tutti i minion che costano 3 mana o meno vengono distrutti. Quindi la combo con Barnes non c'è. Però comunque riempire il campo con tutta sta roba qua lo mette comunque in difficoltà, perché Ktun viene comunque un bel gigantone. Poi, altra cosa, distrugge tutti i minion a uno, è vero. Mi direte perché ce ne sono? Per due semplici motivi. Il primo, come per Rogue, libera spazio, cioè mi leva delle carte dal mazzo, pesco più facilmente la combo. Secondo, questi qua sono minion che anche se sono un'umana aiutano un pelino, almeno Finlay ti dà un hero power migliore, magari quello del Warlock, per pescare più velocemente. Patches con il tizio giusto per levare una carta dal mazzo, quindi renderla ancora più veloce. In realtà non conto un cavolo ora che ci penso, ma fa lo stesso. È per fare Patches. Patches ha giocato. Il Clockwork Gnome ti può dare la carta che rimbalza in mano, che non fa schifo, ma anche quella che frizza. E lui perché porta la cosa, Glacial Shard, e comunque blocca un minion per un turno. La combo è questa alla fine. Quindi adesso andiamo a giocarsi di sta qua, vediamo se funziona ancora, anche se senza Barnes è meno potente. Ok, terzo tentativo. Vediamo. I must protect. Oh, ramp, ramp. Torni nel mazzo, te. Ok, ok, dai. Bisogna pescare il prima possibile tutta la combo. Cioè, è più alto l'ultimo team. Ah, combo 2-3, ok. Diamo un pochettino. Terzo tentativo. Vediamo se la facciamo. Cioè, una parte di me vorrebbe tenerla quasi già in mano questa, cioè. Facciamo così. I am the new meta. Troppo poche carte da ramp. Troppe poche carte da ramp. Bisogna vedere cosa pesco adesso. Dopo quello, bam. Potrebbe quasi essere buono. Oh, questa è ottima adesso. Quindi prossimo turno posso andare direttamente di questa. Ora lui ricarica il Water Elemental, sono dettagli. Quanta aggressività. Va bene. Va benissimo. Dagli questo. Poi faccio due mana con qui. Poi c'è l'ultima team station. Guarda così subito con lo trada, stai a vedere, eh. Guarda. Ok. Pensavo fosse più stupida le AI delle Lich King. Gain to mana. Ok, si è incappati di mana. Abbiamo già il target per l'ultimate infestation. E ci permette di pescare 5. Abbiamo Kun. Su, regalaci un po' di roba. Quello è buono. Va benissimo. In realtà unicamente abbiamo già la combo. Ok, teoricamente penso che possiamo quasi vincere il turno dopo. None shall pass.
Credo, perché possiamo pescare anche. Vediamo. Ultimate Infestation non ci serve. Quindi direi Aviana. Refresh mana. Carte in mana ne ho 8. Ne peschiamo 3. Andiamo a cercare l'ultimo pezzo della combo. Non te. Non te. Non te. Questo quanto è scudo di mana? Allora 1, 2, 3, 4, 5. Possiamo permetterci di fare questo per pescare. Possiamo di pescare l'ultimo pezzo della combo, che non è lui, vabbè. Va bene lo stesso. Allora, facciamo così. 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 Facciamo questo. Facciamo così. Vabbè. Allora, lui ora tira giù l'arma. Ok. Allora, direi che l'ultimo di questi ce lo teniamo per recuperarci Tun. Vabbè, no, te ora siamo col meno. Allora, quindi, questo qua. Questo va qua. Mannaggia. Tu vai qua. Va così. Così. Ne lasciamo in vita uno. Anche perché lui attacca qua, questo va qua. Facciamo così. Così. E ci recuperiamo un po' d'armor. Tanto qua non posso muovere niente. Embrace your new power. I have already won. Ok. Dovremmo essere a cavallo. Perfetto. Quindi, se io faccio così, questo lo killiamo. Quanto danno è? Sono 14, 21, 21, 26, 31, 38. Non ne vale la pena. Direi di fare così, però. Curare qualcosa. Noi stessi. Ok. Si è messi abbastanza bene. Spirits, I will guide you. Mi dispiace, amico. My thanks to you. No one orders me around. Dai, su, su, su. Thank you. Ah, 8 danni si è preso dritti dritti in faccia. Galawin's coin. Guarda come gioca il coin. No, povero Ktun. Noi lo andiamo a killare così, guarda. Facciamo questo. Lo mettiamo nel mazzo. Facciamo così. Ci diamo 2 danni di cosa, ma non ci interessa. E questo lì. E Old Style di Ktun. Ok, e anche Shaman, sì, Shaman. E anche Druido è andato. Sì, ora diventa anche Village King, bla 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 bla. There must always be a Lich King. A Lich King.
Ok. Prossima classe, ragazzi, sarà... vediamo... Warrior. Ok, ragazzi, adesso è il tempo di giocare Warrior. Ho perso un casino di tempo provando una lista che non funzionava. Ho provato e riprovato per un'ora, ma prendevo solamente i peggio schiaffi. Quindi ho deciso di provare a passare una lista Patron. Vedere se spammando Minion si è in grado di fare qualcosa, magari di Aran smette tutto. Tentare non nuoce, c'è la classica combo Commanding Shout, eccetera, eccetera. Vediamo cosa ne esce. Secondo try. Sto odiando il Lich King, non voglio più Arthas. Dio mio, sarà lunghissima. Will be legendary. Your rank will not. Devo andare a cercare un Arcanite. Sì, un Arcanite. Una Fairy War Axe. Perché di primo ho pescato tipo 800 armi. Ora che me ne serve una, niente. Una Fairy War Axe, per piacere. Ma manco per il cavolo proprio. Anche sta partita qua sarà molto precaria. E un'arma. Attenzione, si energizza. Quanto odio. Spa, non posso farlo. Si può fare così, però. I live to serve the Lich King. Proviamo così. Oh Lord, ok, possiamo clearare ora. Facciamo così. Il punto è che non mi dà tutta l'arma che vorrei. Devo fare prima questo qua. E in realtà non è cambiato niente. Recupero più armor perché non si sa perché. By his will. Facciamo questo. Ok, va bene così. Non sopporto più. Un altro patron. Attenzione, possiamo farcela qua però, eh. No, perché non posso attaccare. Così. Ok. Mettiamo giù un po' di patron. Get
Flame attack 5-1, perfetto. Proprio la script gli dice così. Adesso dobbiamo far andare giù lei. Cominciamo a curare un po' di armor così. Facciamo così. 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 Poi così, no. In questo modo qua. Equipiamo l'arma per dopo. Oh cavolo. Diventato intelligente. Non proprio. Teoricamente. Vediamo. Via, ce la possiamo fare. Mi sento più tranquillo perché ho usato già una Blizzard da causare. Oh, perdi in cibacco. Liberiamo lo spazio. Ok, forse ce la possiamo fare. Attenzione. Un miracolo. Siamo a tanta armor. Quello è un Belcher. Ok. Con calma, con calma. Ce la possiamo fare. Possiamo fare così. Direi di sì. Mettiamo questa. Spawn altri 6 patron. Questo si schianta qua. Questo qua. E se tu per sbaglio mi pigli proprio lui, sei una brutta persona, sappilo, eh. Niente Blizzard per piacere. Obliterate. Vabbè. Abbiamo i minion, questo è l'importante. Dieci carte. Facciamo così. Si va a pescare. Vediamo se riusciamo a levarci sto pensiero. Ma ex, no? Max ha un bel paletto nel sedere. No, devo pensarmela bene qua. Perché io posso fare anche questo ora. Oh. Possiamo fare così. Questo qua così. Me ne sacrifico due, me ne sacrifico. Così. Ok, adesso. Così. Questo lo mettiamo qua così.
No, me la voglio tenere questa, non si sa mai nella vita. Tanto questo qua picchia sicuro. Non so se fare questa, non mi serve a niente ora. Proviamo. Uff. Me la sento. Me la sento. Non puoi levare questi patron. No, un altro di questi no, però. Questo voglio che se ne vada via. Facciamo così. Battle Rage. Vediamo un pochettino. Se faccio così, ne pesco 4. Bisogna pescare il Frotin. Yes. Oh. Ok, mi fa gli scherzi. Facciamo così. Questo qua. Questo qua. Questo qua. Giochiamo intorno a Blizzard. Coraggio. Voglio che muori. Pescato 3, ha pescato. Winter is here, and it's cold. Ok, siamo finiti le carte. Abbiamo finito le carte. Però quello va lì. Qui ci pigliamo un po' d'armo. Ti prego, non pescare la seconda Blizzard. O l'ha già usato, non mi ricordo. Ce la possiamo fare. Niente Blizzard. Sludge va bene. Va bene. Allora, forse qua ce la possiamo fare. Shout. C'ho anche l'arma. Quindi diamo 2 di danno. Però possiamo fare questo. Voglio pensarla bene. Ah, questo fa 2 danni a tutti, quindi pulisce. Quindi possiamo fare. Spero di non sbagliarmi. Non so se vinco, però devo farlo per forza. Poi ho finito i Whirlwind Effect, però, sono dettagli. Ok, però me ne voglio tenere anche uno di Whirlwind Effect che non si sa mai nella vita. Quindi questo lo voglio buttare qua. Oppure di arma. Arme patron. Ah, però aspetta. No, ok. È pensata per il Whirlwind questa. Così fa 2 danni a tutto. Oddio. Sa tutto che non pesca la cosa. Ti scongiuro, non pescare la Blizzard. Ho paura, guardare, non voglio guardare. No! C'è anche sei mana. Va benissimo, quello non mi interessa. Danni. Non posso prenderne più di tanti.
Oddio, oddio. Chiudi gli occhi, non voglio vedere. Ti prego, no Blizzard, ti prego, no Blizzard. No. No, abbiamo vinto lo stesso. Yes. Uno, due. Oh. Che peso. Ok, ci siamo quasi. Sì, sei bellissimo, Garrosh. Prossimo hero, non so ancora cosa, adesso vediamo. Ok ragazzi, prossima classe, Priest. Allora, no, non voglio cancellarlo, voglio farvelo vedere. Allora, questa qua è la lista di Priest che intendo giocare. È un Herald Priest con soltanto Maligos e due Obsidian Statue. Quindi, per esempio, è Wild, quindi ci sono anche i Resurrect. Bisogna sperare di pescare Barnes il prima possibile. E poi oppure il Shadow Essence e aerollare Maligos e tirargli un Mind Blaster, tipo che gli violenta la famiglia. Vediamo come funziona, proviamo. Terzo 3, ragazzi. Barnes o Shadow Essence a me non salgono mai. Eccolo qua, vedi, bastava piangere. Piangere aiuta sempre, aiuta. Will be legendary. Your rank will not. Ok, l'importante qua è non pescare assolutamente fino al turno 4 una delle carte del mazzo che non mi serve. Ottimo Resurrect, anche se mi può restare lui. Silence. Valenciose. Winter is here. And it's cold. Winter is here. And it's cold. Limitiamo il danno. Ok, adesso l'obiettivo che mi picchia. Mercoledì. Buona quella, ok, perfetto. Ottimo. Perfetto. Quindi ora già farei così. Pain. Fai quello che vuoi. Non è un mio problema, onestamente. Shadow Essence, Maligos, giusto? Un altro di quelli. Obliterate numero 2. Ha finito gli obliterate. Che bella carta. On with the show. Ho sbagliato. Devo portarla a 20 di vita, devo portarlo. Dannazione. Ho dimenticato. Quattro, nove sono di mana questi, giusto? Tan tan tan. Direi di fare così. E ne chiudiamo uno.
Ok, il prossimo devo fare enorme, tipo. Ok. Quella la faccio dopo. Direi proprio te. Dai, un bel 24 di vita. Sì, sì, trada. Perfetto. Se sei una brutta carta. Winter is here, and it's cold. It's cold. Barrel Shield. Shadow Essence. Abbiamo Malikos ancora dentro. Ma c'è un'altra di questa che ci penso. Perfetto. Direi di cominciare a fare del danno. Ok, piano piano. Dannazione. Questo due danni a tutto. Facciamo così. Così. Carriatemi, piccoli bombmail. Dannazione! C'è solamente quello morto, in poche parole. E ho curato quello sbagliato, la stanchezza. Colpiamo la stanchezza. Ouch. Ok. Vale il piacere. Molto gentile. Continuiamo ad andare face. Ce la possiamo fare. Mi fa tantissimo danno lui, però. The dark path is my destiny. That's bad. Come non siete draghi voi? Questi sono 10 danni, mi servirebbe Malikos che rimanesse in vita pure. Questa tra da uno di questi. Vediamo. Va su, l'importante è questo. Ok. Così dovrei avere vita il turno dopo. Se non pesca la carta che recupera armor, vediamo. Vediamo. Quanto mi fa? 11? 8. Yes. Ok, con pretesta molto molto più facile. Parecchio più facile.
così già sfordellò, vediamo cosa leva. Niente. Boom. Ok. Priest è andato abbastanza easy. Bastava aerolare un pochettino bene all'inizio. There must always be a Lich King. A Lich King. Ok. E perché ce la siamo tolti di mezzo? Prossima classe. Paladino. Proverò paladino. Fatemi gli auguri. Allora ragazzi, siamo capitati su paladino. Allora, sarò molto schietto e sincero. Io ho provato a fare questo dannato boss con il Lich King con paladino per 6 ore di fila, partendo da ieri sera a stamattina. Non ci sono riuscito con nessun tipo di deck, ce l'avevo sempre tanto così e perdevo. Mi sono stufato, sono andato su Earthborn a vedere, a copiare un mazzo, perché onestamente non ce la facevo più. E ho trovato questo tipo di mazzo qua. Praticamente cosa succede? È un glitch, è un bel glitch, ok? In poche parole cosa succede? Se voi giocate a turno 7 un minion con 6 o più di vita, ad esempio tutti questi qua che vedete, ok? Il turno dopo poi giocate Tyrion, non si sa per quale motivo il Lich King non attaccherà più Tyrion, quindi resterà vita. Voi comincerete a buildare la board, killate tutto quello che c'è, lasciate una sola cosa, fate tutta la board, quando poi li killate l'ultima lo one shottate. Quindi andiamo a provarlo, vediamo se funziona. E tanti saluti. Quarto try. La mia sanità mentale non c'è più. Non c'è, finita. My hammer burns with holy fire. Your suffering will be legendary. Your rank will not. Cioè so a memoria le cose che dice ormai. Ok. Abbiamo due pezzi della combo già, eh. Andiamo, tirano la mano. Perfetto. Lui fa coin, water elemental, oppure la tizia 2-4. The dark path is my destiny. Perfetto. Quattrele. Advance! Questo. Più questo. Ah, se io faccio questo costa 7. Se faccio quality costa 8. Quando pesco torna a costare 7, ok. Vediamo un po'. Quello va bene. Perfetto. Vediamo se funziona adesso sta cosa. Giuro sono mezzo... sto impazzendo perché non ci capisco più niente. Allora, vai. Mette Frostmourne. Summona tutti i 2-6. Mi dà una swingata sul Giant. Mi dà una swingata sul Giant. Perfetto. Ora calo Tyrion. Basso. Mi dà una swingata su Tyrion. Non picchia più. Molto bene. Questo deve rimanere immacolato. Non devo buffarlo per nessun motivo al mondo. Quindi cominciamo da questo. In fiori. Facciamo King. Andiamo a pulire.
non attacca. Molto bene. Adapt. Fanno tutte schifo. Poison just for the lol. Picchiamo. Passo. Ok, non attacca. Non bisogna toccare assolutamente Tyrion. Abbiamo capito questo. Perfetto. Passiamo. Volcasauro. Tutto tranne taunt. Quindi più 3 di vita. Wind Fury. Ne abbiamo un altro. Ok, penso che ce la possiamo fare stavolta, eh? Andiamo a pescare. Tanto le macchine delle carte. Ne leviamo un altro qua. E ora passiamo, perché questo deve restare lì. Quindi facciamo così. Mi mettiamo giù anche un altro, tanto per sicurezza. Cominciamo a far robe. Diciamo che questo lo buttiamo su questo, direi. Posso ammazzarlo ora? Io aspetto con un turno per non rischiare. Ancora un turno. Ce lo portiamo a casa? Vediamo. Vai. A quel paese. Meno male. Oh. King. Santo Dio misericordioso, grazie, grazie, grazie. Perfetto, così ci siamo levati questo... Voglio morire dentro, vi giuro, io sto morendo dentro. Col tempo che ci ho perso, non potete capire. Mi ha fatto schifo farlo con un glitch, per carità, però andava fatto. Comunque, prossimo, Mage e poi Hunter. L'altro lo chiamo per ultimo, che dicono anche quello sia uno dei più complicati. Quindi andiamo col Mage adesso. Ok ragazzi, adesso come dicevo prima siamo capitati su Mage. Allora, per quanto riguarda Mage, cosa fa la potere del Lich King? Vi manda la vita 1. Semplice semplice. Quindi è una spell. Ho provato anche a testarlo, funziona. Kaballaki, cosa fa? I tuoi segreti costano 0. Counter spell. Blocchi la spell, quindi lo blocchi totalmente. Funziona anche Mana Bind. Quindi, bene sì, prendete la sua spell, la tirate in faccia e lo mandate a uno di vita. Piccolo problema, ha comunque 30 di armor. Quindi, purtroppo, non è molto una cosa fattibile. Quindi, la cosa migliore è resettare la mano finché non avete Kaballaki insieme a Counterspell. Gli counterate la cosa, poi cominciate a giocare per tenervi tutto il campo possibile. La cosa che puntate a fare è avere in mano le due Sorcerer Apprentice e l'Archmage Antonidas con molte Reflection. E fate Tauresan. Quindi potete capire cosa succede dopo, fate la combo, eccetera, eccetera. Sono tutti segreti quelli che giocate, in poche parole. Puntate alla combo, quella è la cosa. Dovete resettare la mano finché non avete Kaballaki e Counterspell. Andiamo a provarlo. Stiamo ancora cercando l'opening per counterarlo, eh. C'è il Counterspell. You asked for it. Is that your deck? It looks like a plea for help. Kaballaki? Yes! Attenzione, possiamo giocare. Cassamento più Counterspell, però sono dettagli. Counter. How did that get past QA?
Mirror Entity. Syndra Gold. That's a card. We have many secrets. C'è altre 4? Spirits, I will guide you. Spirits, I will guide you. My master calls. Ci sta. For Dalaran. The dark path is my destiny. Ok, ci siamo, ci siamo. Cioè, in realtà non siamo niente, però ci siamo lo stesso. Mirror Entity. For Dalaran. La peggiore proprio. La peggiore. Obliterate, wow. Wart. Quello è un Obliterate Wart proprio. Quanti secret però. Potion of Polymorph. Va bene. Direi che va più che bene. Ora mette l'arma. Questo non mi fa schifo adesso. Anche perché facciamo così. Vediamo. C'è un Secret Challenger a 6 mana. Anche se forse metto prima lei e poi tiro lui. Abbiamo le Mortal Reflection ora. Interaction. She was my finisher. Give her back. Boom. Nome di Tradda. Ah, you require my assistance? Ok. Il mio povero 0-1 non se lo calcola di striscio. Il problema è che ci manca un po' troppa roba per la combo. C'è Tauris anche già un bel punto avanti. E anzi potrei già tirarlo giù così lo obbligo a killarmelo. C'è un così così non rischio. Questo è uno schifo. Ah, è vero, mi killa così. Per Vinci Bacco oserei quasi anche dire. Mannaggia. Ironicamente possiamo ancora giocare, che ci abbiamo lui. E lui. Comunque non piglia neanche il danno lui, ma lo piglia lui. Ok. Bene. Perfetto. Sono perfetti insomma, di la verità.
Cazzo, manca un pezzo della combo. Tanta tristezza. Così quanti ne sono? Sono 9. Siamo ancora vivi, della verità. Se usciamo così siamo ancora vivi. E questo lo possiamo buttare qua così. Vediamo, ci può anche una sorcerer apprentice. Praticamente abbiamo vinto. Andiamo a uno. Questo ci porta a Ice. Aspetta. Tu ci porti Ice Block, vero? Ok. E abbiamo vinto il turno dopo. Yes. Non gli faccio proccare niente, lo lascio così, che non voglio faccia spell strane. Io ho Ice Block e ho vinto il turno dopo. Tanto lo spazio ce l'ho. Ok, combo fatta. Oh, greetings. No one orders me around. Sì, sento, ti rento, rento. No one orders me around. Ok. È andata bene, è andata molto bene. Non voglio andare troppo veloce, che non vorrei che si buggasse. Aha. Aha! 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 Hello? No one orders me around. Aha! Ok, e anche i mage ce lo siamo tolti. Oh, e ora rimane Hunter. Rimane solamente Hunter. You did it, champion! Yeah! There must always be a Lich King. Ok. Vai a mettere quella bellissima anima dentro alla Frostmourne, per piacere. Ok, manca solamente Hunter. Andiamo con Hunter. Ok ragazzi, siamo finalmente giunti all'ultima classe, che è Hunter. Finalmente, poi è finito questo martorio. Allora, Hunter. Cosa fa la spell dell'Hunter? Praticamente lui ti fa 2 danni per ogni minion che hai nel mazzo. Quindi devi giocare pochi minion. Quello che punta a fare questo mazzo è molto simile a quello del mage, ovvero bisogna high rollare, per quanto di dire, e parti di primo turno di Alekat, seguito da... dov'è? La Scavenging Hyena, seguita dal... cosa? Dov'è il... da lui, dal Crackling Grasmo, in modo da cominciare a farlo diventare enorme e lui non può fare niente, e sperare in tutto ciò che non abbia obliterate in mano, perché se obliterate la partita è bella che è finita. Però lo andiamo subito a provare. Alle catte Scavenging Hyena, dobbiamo cercare la combo perfetta per cominciare. Sperare che lui non abbia Obliterate già in mano. Con lui puoi farci il... il coso. Possiamo anche tenerlo in mano. Non fa schifo, perché ci manca solamente una carta alla fine. Ovvero la Scavenging Hyena. Abbiamo 2 pescate, abbiamo. No... coraggio. Ouch. No, 2-3 subito, no. Iena, Iena. Scavenging Hyena. No!
attenzione. Devo usare ancora il coin, non l'avevo usato. It's here and it's cold. Vicious fledgling. Ok, al prossimo turno vado a prendere sicuramente la Ina dal mazzo. Obliterate, va bene. Ok. Proviamo. Che pesca 3 non ci interessa minimamente. Ok, questo non può più discoverare Ina, invece sono, può ancora discoverare. Can't be targeted. Turno 6, vediamo. Non ha Blizzard. Non ha Blizzard, attenzione. Anche se è tremendo lo stesso perché mette Frost. Problema che è troppo tardi, mi sa adesso. È nettamente troppo tardi, purtroppo. Oh no, è troppo tardi. Freezing Trap. Un'altra scavenging Aina. Proviamo di Alleycat. Vediamo. Vediamo, può funzionare forse. Va Facebook che pensava di killarmi? This is big. Abbiamo vinto? Con calma. Tracking. Allora, con calma. Questo va qua. Abbiamo vinto! Deadly Shot! Yes! Questo va qua. No, non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto. Devo prendere Kill Command. Non ci voglio credere che non abbiamo vinto, eh. Oddio, no. No, abbiamo vinto lo stesso. È finita! Only darkness before me. Sono un bambino felice! È finita! È finita! You did it, champion! There must always be a Lich King! A Lich King! Oh. Finita! Sì, è interessante la storia. Dacci l'ultima anima, per piacere.
Boom, boom, boom! Coraggio. Ah, è finita. Ragazzi, è finita. Non ci posso credere. Oh, io per 4 mesi non voglio più vedere un'avventura. Non voglio mai più vederla. Mai più, mai più. È stato qualcosa di tremendo. Tremendo. Soprattutto la parte con Paladino. Le restanti classi sono state molto più facili, ma con Paladino è stato qualcosa di assurdo. Siamo quasi fatti apposta, giusto perché dovevamo prendere lui. Oh. Ok ragazzi, detto ciò, chiudo qua il video. Come ho detto, adesso monterò tutto il video, vi metterò il timestamp per ogni classe che vi interessa. Lascerò le decklist ovviamente nella... durante ogni partita lascerò le decklist del mazzo che sto usando. E che dire, potete montarvi tutti i mazzi che volete, ma ci vuole una dose di fortuna allucinante, perché dovete pescare la roba giusta, se no non lo fate sto boss. A parte magari con druide o giocate Jade, è facilissimo, ma con le altre classi è veramente un patimento di quelli allucinanti. Quindi sono molto contento di averlo finito e vi faccio vi dico in bocca al lupo a voi, perché dovete farvelo tutto voi, e quindi tanti tanti auguri. Ci vediamo domani per un altro video, ragazzi. Ciao ciao, vado a riposarmi. Addio, addio.